A grandissime linee il progetto è questo: riconfigurare il paesaggio dell'educazione al di là della scuola, che per il momento è stato il modo in cui la nostra società ha pensato di razionalizzare, in una maniera diciamo un po' efficientistica di razionalizzare la presenza dei bambini e dei ragazzi nella nostra società, ma ripensandoli come invece un soggetto attivo all'interno della società, un soggetto presente all'interno della società, un soggetto che chiede, io credo lo chiede anche se silenziosamente per il momento, di essere riconsiderato come un soggetto effettivo a livello sociale e non semplicemente come qualcuno di cui si tratta di prendersi cura mettendoli in una struttura protetta, un po' come noi facciamo con gli anziani quando non sono più in grado di dare il contributo per molto tempo, io questa la chiamo cattività, e poi dopo essere rimessi in un mondo del quale non sanno nulla, non hanno mai misurato concretamente che cosa significhi, che cosa richieda, di cui si parla tanto di cittadinanza, ma poi come si costruisce una cittadinanza stando al di fuori della città o stando comunque in una parte separata della città dove la città non si vede e non entra, credo che i ragazzi abbiano bisogno di non essere tenuti al di fuori del mondo, ma di rientrare nel mondo. Io credo che ne abbiamo bisogno anche noi, anzi noi forse persino più di loro, perché scontiamo di fatto una vita nella quale trascorriamo molto poco tempo insieme ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, e la realtà in qualche modo ne è penalizzata, perché tutta la nostra esperienza viaggia, diciamo così, mettendo al bando non solo i bambini e i ragazzi concretamente, ma anche le nostre parti, diciamo più infantili e più adolescenziali, cioè le nostre parti più spontanee, più creative, più colorate, più vivaci, più intense anche da un punto di vista fisico. Le abbiamo dovute sopprimere per poter stare all'interno della società, e questa soppressione c'è stata, diciamo così, impressa proprio dall'aver vissuto per molti anni all'interno dei codici e delle norme scolastiche. Allora, la trasformazione piuttosto radicale che noi abbiamo in mente, che sappiamo benissimo possa avvenire soltanto in tempi lunghi, quindi non ci illudiamo dall'oggi al domani di poter realizzare tutto questo, però riteniamo che sia necessario per loro e per noi, e quindi che occorra fare passi, piccoli passi per il momento, e quindi ringraziamo tantissimo chi, come la professoressa Conte, che è la dirigente di un plesso scolastico, di un istituto comprensivo, ci ha dato la sua disponibilità per fare una sperimentazione presso il suo istituto, e speriamo che altri dirigenti didattici, altri insegnanti, altri educatori che saranno necessari per costruire le equip che poi seguiranno di fatto questi percorsi e queste iniziative, si offrano per contribuire a quello che noi riteniamo sia un salto di livello molto importante nel vivere civile del nostro mondo, che dal mio punto di vista, dal punto di vista non solo mio, ma di tutti quelli che in qualche modo sono stati sensibili a questa proposta, risulta notevolmente intaccato alla base. Questo a grandi linee. Poi, per chi non ne sa evidentemente che poco, siamo disponibili ovviamente a dare le risposte che possiamo dare, tenendo conto che quando si è in una fase di sperimentazione molte risposte non le si ha, si parte, diciamo così, si comincia a mettere in atto delle azioni, si vede come vanno e poi piano piano si corregge il tiro, si aggiusta, si sistema. Siamo in una fase di iniziale, inaugurale, con tutto, spero, anche l'entusiasmo che una fase iniziale inaugurale dovrebbe fornire a chi vi partecipa. Se qualcuno ha voglia di capire meglio di che cosa si tratta, noi in questo secondo incontro siamo qui per rispondere, ma anche per cercare di individuare delle persone che abbiano voglia di impegnarsi sul serio su questo. Non soltanto gli insegnanti che, se tutto andrà bene, se il nostro progetto verrà approvato dal Ministero, eccetera, saranno in qualche modo messi a disposizione, su domanda individuale evidentemente, ma comunque messi a disposizione per fare questo tipo di esperienza, non soltanto gli educatori che cercheremo di trovare, ovviamente pagati perché possono fare questa esperienza, ma speriamo anche tutti gli altri che a vario titolo, secondo noi, possono dare un contributo. Quindi, persone, genitori che hanno competenze, che hanno voglia di spenderle in questa direzione, che conoscono per esempio il territorio, che possono aiutarci a individuare questi percorsi, che possono aiutarci a creare delle relazioni, che possono aiutarci a metterci in rete
con altre situazioni, che possono creare dei canali di comunicazione con altre realtà educative che si muovono in direzioni simili. Noi siamo veramente non solo aperti, ma chiediamo l'aiuto di tutti coloro che possono essere interessati ad andare avanti in questa idea dell'educazione diffusa.